No, prima impressione è che la scarpa è bellissima comunque, questi colori qua li hanno azzeccati di brutto, la 8 era colori abbastanza osceni. Per il secondo marchio di running più importante al mondo, questo è stato davvero un anno particolare, almeno a livello di vendite. Un'azienda di questo tipo, stiamo parlando di Adidas, vende oramai il 35% dei suoi prodotti online. Lo chiamano direct to consumer per dire che l'intermediario del negozio non serve più a molto, basta, secondo l'azienda bavarese, informarsi su internet e guardare, per esempio, qualche recensione su YouTube. Io però sono fondamentalmente scettico dell'approccio, credo che i consigli di un negoziante possano comunque, se è negoziante esperto, offrire le migliori indicazioni su come comportarsi e su quali scarpe scegliere. Ma per un'azienda di questo tipo, ricordiamolo, 20 miliardi di fatturato, questa potrebbe non essere necessariamente una scelta perdente e comunque questa scelta è stata adottata dai principali concorrenti presenti sul mercato. Nella presentazione agli analisti, in questo caso parliamo di Francoforte e non di New York, si parla della crescita di Reebok Forever Floatride, ma il marchio resta comunque in declino. È un peccato perché Reebok è il vero fattore o marchio differenziante, le altre scarpe, quelle di Adidas, almeno secondo noi, quelle d'allenamento sono davvero tutte uguali. Parleremo nei prossimi giorni delle Adidas Adizero Pro, da non confondere con le Adios Pro. Per ora ci limitiamo, tra virgolette, a discutere delle Boston 9. Trascuro il fatto che solitamente queste scarpe sono lanciate alla maratona di Boston, ma nel 2020 non c'è stata, per dire, e torniamo qui a quello che dicevamo all'inizio, che nel 2021, gennaio 2021, è molto difficile stabilire quali scarpe Adidas da allenamento comprare. Sfido chiunque, ma proprio chiunque, a capire le differenze tra gli ultimi modelli. Avevamo fatto un'analisi comparativa tra SL20 e Adios 5 e abbiamo capito che questa tipologia di scarpa rappresenta sicuramente il passato. Vi metto però i link qua sopra nel caso foste interessati a vedere un confronto dettagliato tra le due scarpe utilizzando i sensori Runscribe, che sono quelli che offrono davvero le migliori informazioni sulla biomeccanica di corsa di ogni podista amatore. Ma che cosa vi direbbe il commesso di Adidas nel caso doveste incontrarlo? Semplicemente che questa Boston 9 pesa 238 grammi, 239 grammi nella taglia US 9, 42,5, ha un differenziale 10 come da tradizione, 26 mm nel tallone, 16 mm nell'avampiede e di conseguenza un forte contatto al terreno, una sensazione di contatto al terreno che si sente fin dalle prime falcate. Lo stesso commesso, se fosse onesto, vi direbbe che queste scarpe non sono super vendute e che vi consiglia invece di prenderle Adios Pro, che sono quelle dei record nella mezza maratona. È anche vero che però le troverete super scontate su internet. Link qui sotto, se la sensazione di contatto al terreno non vi crea problemi, beh, le Boston 9 hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per il resto, la Tomaia è un doppio layer in quello che Adidas chiama Open Mesh, che peraltro è molto simile al Sailor Mesh. L'intersuola è come al solito una combinazione Light Strike e Boost, l'avevamo già visto nelle Adios 5, ora però, direbbe Andrea, c'è più ciccia, la mescola in effetti è aumentata. Gli altri aspetti invece non sono cambiati: piede molto bloccato, tallone rigido, risposta elastica eccellente, sensazione di contatto al terreno ad altri tempi. C'è sempre il torsion system, ma c'è anche quello che Adidas chiama Energy Rail X. Rispetto alla versione 8 è fondamentalmente la stessa scarpa, con però una piccola differenza perché sull'avampiede troverete uno spazio maggiore che vi consentirà, soprattutto in questo periodo di mancanza di gare, di correre in maniera comoda e confortevole, come ripeto, sapendo però che l'inconveniente, tra virgolette, è quello di avere un contatto al terreno pronunciato. A livello di battistrada le usate prima della maratona e posso dire che la stabilità e il grip sono impareggiabili anche durante i periodi di pioggia di qualche settimana fa. Ma il problema di fondo resta comunque sempre quello.
Ha senso nel 2021 comprare una scarpa di questo tipo? Da recensore dico assolutamente di sì, a condizione che siate un po' disefficiente. Per gli altri, don't buy, cercate altrove. Prima di passare la parola ad Andrea dal campo di Garbagnate, sappiate che nei prossimi giorni faremo anche la recensione delle AD0 Pro, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Non credo che vogliate, se vi è piaciuta questa recensione, perdervi quella delle AD0 Pro. Sono tra l'altro curioso di sapere quali altre scarpe vorreste che venissero recensite qui sul canale lato Adidas. Ricordatevi, se potete, il Buy Me a Coffee, che ci consente di testare nuove scarpe, soprattutto quelle che vi interessano di più qui sul canale. Ed ora lascio la parola al pro depodista che dal campo di Garbagnate ci dà le sue prime impressioni su una scarpa davvero veloce con un forte contatto al terreno. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? C'è il microfono acceso, sì, tutto a posto? Mi hai fatto investire miliardi di euro per... Miliardi proprio, sì. Nel Milan miliardi di euro. Miliardi di lire turche per comprare tutta l'attrezzatura per fare i video in casa e siamo comunque alla pista di atletica. Come mai? Perché... No, in casa è un po' triste, dai, poi oggi dobbiamo far pista e quindi abbiamo detto facciamo i video in pista, no? Sì, però ci dobbiamo riscaldare con gli ostacoli, non so se ne vale la pena. Ma guarda, io mi dovrei riscaldare versandomi addosso qualcosa di bollente perché sto gelando, ma gli ostacoli no, non li uso oggi. Finalmente siamo arrivati alla recensione, o comunque alle prime impressioni delle Adidas Boston 9, so che le 7 le avevi amate, le 8 ti piacevano, cosa ne pensi come prima impressione dopo il riscaldamento che hai fatto oggi in pista? Guarda, ti dico che Adidas tra Adios, SL20 e questo ha fatto su casotto, ha fatto praticamente tre scarpe quasi simili, cioè quasi uguali, molto simili. Questa forse è quella un po' più comoda e morbida tra le tre. In effetti se arriveremo a 3.000 views... Te lo stai inventando! Tanto la recensione completa forse la faresti lo stesso, quindi... A me le Adidas Boston piacciono sempre comunque. Quindi l'avresti fatta lo stesso anche arrivato a 1.000 view. Cosa ne pensi come impressione generale nella corsa che hai fatto? No, prima impressione è che la scarpa è bellissima comunque, questi colori colli hanno azzeccati di brutto, la 8 era colori abbastanza osceni, cioè o meglio che non dicevano niente di che, invece questa qua è molto carina, ti dico è una scarpa leggera, infatti non sapevo quanto potesse pesare di più o di meno rispetto a una Adios. Anche se questa qua è la misura di Max, la trovo comoda, al contrario di queste scarpe che sono sempre state precise e abbastanza corte, questa la trovo abbastanza morbida e comoda. E a livello di avampiede c'è spazio? Sì, c'è spazio assolutamente, sento davvero la tomaia che non è così opprimente come le altre. Rispetto alle 8, che sensazione ti hanno dato? Ripeto, molta più comodità, molta più, tra virgolette, più larghe, anche se poi non è vero perché alla fine rispetto al modello precedente. E a livello di tallone, conchiglia, come la vedi? No, anche lì la sento abbastanza precisa, diciamo che sono scarpe abbastanza basse e quindi non mi scivola il piede, non mi va in giro il piede, non ha bisogno di una conchiglia durissima per evitare di perdere il tallone. Ti dico, poi con il light strike sembra che sia un attimino più stabile. A proposito di stabilità, provate con la pioggia, so che non l'hai ancora provata con la pioggia, ma che sensazioni secondo te queste scarpe ti possono dare? È cambiata il battistrada Continental? Esatto, il battistrada è cambiato, è fatto a, non so come dire, a righe orizzontali, sembrerebbe quasi che grippi un po' di più, non la provo qua sulla pista di Garbagnate perché adesso che è viscida è praticamente una pista da pattinaggio, quindi neanche con le chiodate riuscirei a stare, però mi sembra che siano abbastanza precise anche sul terreno. E a livello di tomaia?
No, te l'ho detto, la tua maglia secondo me è super, è carina da vedere. L'avevo provata, forse l'avevo messa ai piedi quest'estate, adesso non mi ricordo se l'avevo provata almeno ai piedi. Comunque è Provata a molto. settembre, l'abbiamo provata a L'abbiamo settembre. provata a settembre, e beh, era estate praticamente, c'erano 40 gradi. E, no, ti dico, è forata, è leggera. Forse avrebbe il problema adesso in inverno, ma tanto è una scarpa da usare su ritmi forti, quindi alla fine fredda ai piedi è l'ultimo problema. E quindi a chi la raccomanderesti? Questa qua è una scarpa per pochi, diciamo, per chi comunque corre forte, io direi per i lavori sotto i 4, 4,20, 4,15 la utilizzerei in gara su tutte le distanze, fuorché la maratona. Diciamo che è una scarpa da mezza maratona per chi pesa sotto i 70 kg. Ed è una scarpa da 10 km per chi pesa poco sopra i 70 kg, dopo diventa forse troppo leggera come scarpa. Però diciamo che di cicce ce n'è abbastanza, c'è Stellae Strike, c'è ancora il Boost, quindi rimane comunque una scarpa morbida. È ovvio che chi pesa tanto dopo si affaticherà ancora di più con queste scarpe. Va bene, visto che ci sono comunque degli sconti importanti su questa scarpa, se arriveremo a 3.000 views faremo la recensione completa. Pensavo che le comprassi te agli altri. Sì, potremmo fare in effetti qualche giveaway, però vado in fallimento se Sì, continuiamo infatti, perché prima le dovremmo prendere noi. così. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla Ciao, prossima. alla prossima.